Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati, ben ritornati ormai immagino tutti quanti dalle ferie, primo video dopo il mare, dopo le vacanze. Avrei voluto farlo un po' prima ma in realtà è stata una partenza in quarta al lavoro e quindi in sostanza avrei bisogno già di altre vacanze se devo essere sincero. Però come vedete anche il tempo per farmi la barba è stato abbastanza poco, barba di 3 giorni, per cui oggi bando alle ciance. Ci facciamo sta barbetta e proviamo un prodotto nuovo. Allora, prima di tutto ci mettiamo un po' di acqua appena appena sulla faccia e ci mettiamo il prebarba. Il prebarba oggi riproviamo ad utilizzare, eccolo qua, il balsamo prebarba dell'amico Giuseppe Caccamo. Lo proviamo, io ci ho provato ad utilizzarlo, però ovviamente faccio un po' di fatica. Comunque buonissimo, il profumo è una roba spettacolare. Su questo devo dire che il buon Beppe con il saponificio Anna Maria ha fatto veramente una cosa strepitosa. Come vanno le dentro il lavoro, come è stato ragazzi? Per quanto mi riguarda è stata una roba abbastanza traumatica, speravo in un rientro un po' graduale ma in realtà si sono sovrapposte mille cose. Va bene, sia lavorative che progetti, insomma, che si stanno preparando e vediamo cosa succede. Mi devo ecco qua. Allora chiudiamo perché questo prebarba è profumatissimo e dispiace che si lasci così, che si asciughi e che possa magari perdere un po' delle sue caratteristiche. Funziona benissimo, in realtà un prebarba in balsamo, vi dicevo, scusate che riempio il lavandino che l'ho svuotato per errore, mettiamo a bagno sottolinea cinese, funziona benissimo, come vedete l'ho usato, faccio un po' fatica perché comunque veramente sono abituato ancora a dei prebarba più tradizionali come formulazione, però profumo strepitoso, proprietà strepitose come tutta la linea fatta dal buon Caccamo. Mettiamo a bagno intanto anche Nero Ardesia serie Wild, manico in radica di sequoia, inserto di Murano, che ormai insieme all'Ardesia è un marchio di questo marchio, è un segno distintivo di questo marchio. Ciuffo con nodo da 24 in tasso finest, quindi extra density, molto, lo mettiamo a bagno, molto performante. Utilizziamo un mano libera 5 ottavi Dovo Bergisce Rowe, manico in corno, punta spagnola, rasoio che a me piace moltissimo, che però va rispettato, anche se piccolino, con la sua punta spagnola, insomma, si fa sentire. E utilizziamo una nuova linea oggi. Allora, molti di voi mi hanno sempre scritto, mi hanno un po', qualcuno anche un po' sgridato, perché non ho mai provato prodotti della Razorock. Beh, oh, ragazzi, vi ho ascoltato e oggi proviamo sia il sapone che l'after di Plug Doctor, il dottore della peste. D'altronde cosa potevo scegliere, ce ne sono mille di saponi della Razorock e questo sicuramente è quello che più mi si confà. Peraltro bellissimo il disegno sul tappo e sull'etichetta dell'aftershave del medico della peste, della Venezia del XVI secolo, peste a cui dobbiamo l'invenzione della quarantena, perché Venezia si difendeva appunto lasciando per 40 giorni
le navi al largo del... Scusate se mi gratto ogni tanto, se mi chino, ma appunto una zanzara, ce ne sono ancora. Dicevo, lasciava le navi 40 giorni al largo del proprio porto per verificare appunto che queste navi che arrivavano da tutto il mondo non portassero delle malattie. E vedete questo naso lunghissimo, di questa maschera che indossavano i medici durante il periodo della peste, che loro riempivano di spezie e fiori per appunto proteggere il loro olfatto dagli odori poco simpatici che aleggiavano per le vie di questa ancora bellissima, sempre più bella città. Quindi lo proviamo, la fragranza di questo sapone, come vedete è intonso. È appunto abbastanza più che altro primaverile, direi. Io sono un po' raffreddato, però si sente molto bene qualche nota floreale. Più in fondo si esce qualche nota speziata che lo rende un po' più caldo. Il sapone è una pasta di sapone. Lo proviamo. Mi avete sempre detto: ah, perché non provi Razorock? Vabbè, ragazzi, vedete, io vi ascolto, non è che non vi ascolto. Allora, tiriamo fuori la ciotolina. E preleviamo un po' di questo sapone. Eccolo qua. Lo appoggiamo sul fondo della ciotola. Ormai faccio così anch'io, anche se all'inizio, diciamo così, della mia storia di tonsore, questo modo di prelevare il sapone lo trovo effettivamente un po' barbaro, ma se no non li finisco più. Pennello, andiamo. Ciotola cinese da 1 euro, ha un fondo lievemente zigrinato che dovrebbe aiutarci nel montaggio. Il sapone fa subito il suo lavoro, vedete che comincia a reagire. Io in realtà della Razorock ho provato in passato, ho fatto anche un video, il sapone Caribbean, che dovrebbe essere un profumo estivo con l'ananas, però questa è una cosa che peraltro mi è stato detto, intanto aggiungiamo un po' d'acqua anche da altri amici. Io in realtà questo ananas non l'ho mica sentito mai e devo dire piuttosto ho trovato il sapone cioccolatoso. Il mio è un naso un po' strano, sapete, l'ho sempre detto, non ho mai fatto mistero di non essere un naso particolarmente fine. Fragranza è molto particolare, mi piace, è fresca. Forse questi giorni a Milano fa abbastanza caldo, quindi forse è un po' troppo primaverile e non estiva questa cosa, questa fragranza, però ci sta. Ci illuminiamo un attimino ancora il viso, anche perché la barba è veramente lunga, 3 giorni, 3 giorni e qualcosa, per cui chiudiamo il sapone e cominciamo a metterci pennello nero ardesia wild. Notevole, guardate il ciuffo extra denso di intasso, offre un backbone, devo dire, abbastanza tonico. Questo permette una grande azione di massaggio in viso durante l'insaponare. Il profumo di questo sapone si sente bene, mentre ce lo spalmiamo sul viso, mentre lo distribuiamo. Metterebbe un po' di acqua in più ancora. Va bene, direi che il primo strato l'abbiamo messo. Vedete che il sapone è bello omogeneo. Per me, il pennello lo distende molto bene. Direi che permette anche una buona penetrazione
del nostro sapore sotto il pelo, dove per certi versi l'azione del sapore è ancora più importante. Sciacquiamo, bagniamo il nostro rasoio e cominciamo buona scorrevolezza. Come vedete, il rasoio nonostante la barba lunga scorre proprio bene. Sono proprio contento di riuscire a farmi la barba, perché a parte il caldo che è venuto fuori, ormai non sono più molto abituato. A tenere la barba più di un giorno e mezzo. Di solito la faccio tutte le mattine, laddove possibile, se no a giorni alterni al massimo, quindi 3 giorni pieni di barba sono veramente per me una tortura. Allora, passata del pelo è andata molto bene, avete visto il rasoio scivolava molto bene sulla pelle e questo ci fa un gran piacere, nonostante la barba appunto di 3 giorni pieni. Altro giro, altro regalo. Buona questa fragranza, gradevole, abbastanza fresca ma non troppo, per cui certamente primavera, autunno sono secondo me le stagioni migliori per poter utilizzare questo sapore. Perde un po' la persistenza nella ciotola, però tende un po' a smontare per come la vedo io. Sarò che sarò abituato ad altri tipi di marchi, ma l'importante è che la protezione resti garantita. Tra l'altro mi pare che nel ciuffo ce ne sia abbastanza, per cui dovremmo riuscire ad arrivare in fondo anche al contropelo. Adesso partiamo con l'obliquo.
Vedete qualche brufolino qua sotto che intanto salta via. Colpa della barba. Bene, obliquo è fatto, buona la scorrevolezza di questo sapone, non c'è che dire, il rasoio si sta comprando proprio bene. Facciamo una cosa che ho iniziato a fare dopo l'estate, cioè mettiamo un po' di allume per poter tirare su meglio ciò che resta del pelo prima della passata di contropelo. Questo è un trucchetto che mi aveva insegnato tempo fa un amico barbiere, giusto una passata. L'importante è tirarselo via poi subito dal viso, perché poi però, il sapone potrebbe far fatica a montare, cioè a montare, si smonta sul viso. Allora, direi che questo è ciò che resta nella ciotola, cioè zero praticamente. Nel pennello c'è qualcosa, ci aggiungo un po' d'acqua perché secondo me è un po' asciuttino. Contropelo.
Ecco qua. Molto bene. Allora, acqua calda ancora e rimettiamo l'allume di rocca. Questo è ciò che resta nel pennello, eh? Quindi ne resta sicuramente, puliamo il pennello e cominciamo a tirare le somme. Sicuramente un buon sapone, eh? Adesso non so se sono tutti uguali, immagino di sì, perché è un sapone non certo artigianale, quindi immagino che siano abbastanza costanti nella composizione. Un buon sapore con una buona meccanica, avete visto, asciughiamo il pennello, buona meccanica perché avete visto ha risposto bene, chiede un po' d'acqua forse, ottima scorrevolezza e devo dire buona protezione. Acqua fresca pecca secondo me nel mantenimento del montaggio in ciotola e questo è un fattore, dipende anche un po' dalla durezza dell'acqua. Intanto andiamo con l'after, eccolo qua. Dipende un po' anche dalla durezza dell'acqua che influenza questa cosa. Oh, adesso con l'alcol del coso si sente molto bene, molto buono. Si sente un po' di più la parte speziata all'interno della piramide olfattiva, devo dire molto interessante. Lo vedete anche sul collo dove di solito si vede, dove di solito ho delle irritazioni, a sto giro niente, per cui la rasatura è sicuramente profonda. Quindi sapone si mette un 7 secondo me, questa cosa che non tiene bene il montaggio quando riposa tra una passata e l'altra, a mio modo di vedere è un qualcosa, è un difetto, però fa bene il suo lavoro, fa molto bene il suo lavoro, avete visto, buona meccanica, buona protezione, profumo molto interessante, abbastanza fresco o comunque floreale con una punta di spezie in fondo che garba moltissimo, è il mio gusto personale, anche se non amo molto i profumi troppo dolci, troppo floreali. Per cui un bel set a questo Plug Doctor di Razor Rock. Problema appunto che non tiene montaggio in ciotola, per chi come me usa spesso la ciotola questo può essere un difetto che però può essere ovviato con l'utilizzo di un buon pennello, questo Nero Ardesia Wild con il manico in radica di sequoia inserto in vetro di Murano, ha un buon backbone, quindi favorisce molto bene il montaggio ed essendo un buon tasso riesce ad assorbire, a tenere molto sapone all'interno, per cui ciò che non c'è nella ciotola rimane poi nel ciuffo. Mi piacerebbe dirvi che nella ciotola non resta niente perché è tutto nel ciuffo, magari non è secondo me così, però come avete visto basta un po' d'acqua e il sapone si riprende, almeno quello che c'è nel pennello, e questo garantisce tre passate come avete visto senza nessun difetto particolare. L'aftershave alcolicamente molto molto ben bilanciato, secondo me si merita un bel 8 anche perché invece la fragranza si sente molto meglio che non nel sapone, almeno al mio naso che attualmente, vi ripeto, è come probabilmente sentite un po' chiuso, e quindi c'è da essere contenti. Questo qui
bel aftershave. Sulla persistenza non posso pronunciarmi. Ecco, diciamo forse il post-shave del sapone insieme alla sua persistenza nella ciotola è l'altro tallone d'Achille. La pelle mi sembra non eccessivamente, un po' aridina, però direi 7 sapone, 8 l'aftershave, molto, molto soddisfatto, soprattutto considerando la barba lunga e quindi una sbarbata per certi versi tecnicamente più difficoltosa. Un 8, bellissimo anche questo Bergisher Lowe della Dovo. 5 ottavi punta spagnola, aspetta che lo sciacquo intanto, rasoietto che per le dimensioni della lama potrebbe essere consigliabile anche al neofita, ma la sua punta secondo me no. E quindi onestamente qualcuno me l'aveva chiesto, io non consiglio questo rasoio per i neofiti, perché essendo leggero, essendo una lama da 5 ottavi, sembra un rasoio abbastanza innocuo e questo può portare a sottovalutarlo. È molto più sicura, secondo me, una punta spagnola su una lama tipo 7 ottavi di Mastrolivi. Questo secondo me è un po' troppo, sembra un po' troppo un giocattolino e si rischia di farsi del male e non va bene. Mi raccomando ragazzi, quando avete un pennello con il manico in legno, così come i rasoi con dei manici in legno, ricordatevi ogni tanto una mano di olio, poco poco, per permettere al legno di mantenere la sua bellezza. Questo è un pennello che uso abbastanza spesso e che ho oliato solo 2 volte da quando ve l'ho presentato la prima volta, e guardate il suo legno, è perfetto, senza depositi neanche alla base del ciuffo di sapone, per cui mi raccomando, curate i vostri strumenti per la rasatura. Ultimo, ma non meno importante, perché l'abbiamo usato per primo, il balsamo prebarba dell'amico Giuseppe Caccamo della linea Fotonico 22, fa egregiamente il suo lavoro, ha un intensissimo profumo di agrumi come tutta la linea, e diciamo serve per iniziare la sbarbata con un po' di, un po', come dire, di allegria, perché proprio frutta, fa venire in mente l'estate. Per come è formulato, quando l'ho provato la prima volta avevo detto che forse era il prodotto della linea che mi aveva soddisfatto meno. Con un po' di pratica si impara anche ad usarlo, forse è più consigliabile per una barba meno lunga che non quella che avevo oggi io, quindi una barba di 1-2 giorni al massimo, proprio perché essendo una pasta, un balsamo abbastanza denso, cioè quasi ceroso, portarlo ad arrivare in fondo quando si ha una barba di 3-4 giorni potrebbe essere un problema. Io ho finito ragazzi, non mi resta altro da fare che augurarvi un buon pomeriggio, una buona serata e soprattutto delle buone sbarbate. A presto, ciao!